Siamo qui davanti alla Regione Piemonte con un attivista di Extinction Rebellion che si è incollato le mani al pavimento davanti a uno degli ingressi della Regione Piemonte. Si è scollato le mani da pochi minuti ed è rimasto incollato per circa un'ora. Come ha vissuto questa manifestazione? Allora, questa manifestazione l'abbiamo già fatta qualche giorno fa, sempre nello stesso modo. E la prima volta è stata più tranquilla, adesso è stata più interrotta più velocemente dalle forze dell'ordine, nel senso che comunque siamo stati scollati e scollate anche con abbastanza violenza. Dalle vetrate, cioè dalle porte in cui ci eravamo incollate, e in generale lo vivo come qualcosa di necessario, e anche se non è piacevole avere le mani conciate in questo modo e stare fermi e ferme per ore, non siamo qua perché ci stiamo divertendo a farlo o perché un giorno ci siamo svegliati e non avevamo altro da fare, ma perché lo riteniamo qualcosa di necessario e vorremmo che la regione Torino non ci ignorasse più, perché siamo in un momento di grave siccità e c'è bisogno di agire per prevenirne altre in futuro, perché comunque adesso la situazione è quella che è. Ma anche perché veda la situazione qual è, la riconosca e non vorremmo che smettesse di ignorarci e questo. Io poi non sono di Torino, sono di Bolzano, del Trentino Alto Adige. Sono venuto qua apposta perché lo ritenevo qualcosa di molto importante. Ok, come vive la sua appartenenza o comunque la sua attività in Extinction Rebellion? Perché è entrata in Extinction Rebellion? E sono entrata in Extinction Rebellion perché lo vivo. Mi piace molto che cerchiamo di costruire all'interno del movimento il mondo che vorremmo, quindi che iniziamo da noi stessi all'interno del movimento, di come ci rapportiamo, come ci organizziamo, e ci auto-organizziamo, siamo un movimento e questa cosa mi piace, non siamo istituzionalizzati. Questo e anche perché mi dà molta fiducia la non violenza, perché ho paura degli ecoterrorismi e quindi penso sia necessario agire in non violenza, con non violenza, facendo azioni dirette. E non cioè abbiamo fatto in passato tante marce con altri movimenti, tante proteste in cui non si infrangeva nessuna legge, ma nel momento in cui la legge è ingiustizia, la legge non tutela le cittadine e i cittadini, c'è bisogno di creare un disturbo, infrangere delle leggi in modo da essere ascoltati e ascoltati perché altrimenti non ci ascoltano. Grazie. Grazie.